quello di questa sera è un incontro che si fonda su di una mostra bella che è in corso a Brescia, a Palazzo Tosio, e che mette insieme due personaggi suscitando, immagino, qualche perplessità. Cioè qualcuno dirà, beh, ma è un'operazione di marketing, d'accordo i centenari, Dante è morto nel 1321, Napoleone nel 1821, ma al di là di questo, al di là del fatto che il loro anniversario viene celebrato in un 2021, tra l'altro così travagliato, che cosa li unisce? E vi sembrerà quindi appunto un incontro un po' campato per aria. In realtà cercherò di dimostrarvi che non è così. La mostra di Brescia, fra l'altro, di cui vi parlerò, è molto bella, ma io, lavorando su questo periodo napoleonico con grande passione, perché ritengo che la vera forza, il vero slancio vitale di quest'epoca sia appunto l'aver dato un peso diverso ai sentimenti. E mi conoscete quasi tutti, immagino, forse tutti. Io credo che siano veramente quello che non solo aiuta a sopravvivere e ad affrontare il male, ma dà anche una possibilità di creare dei rapporti tra materia e il non visibile più misteriosi ed intriganti. Allora, per celebrare ulteriormente Napoleone, ho tentato questa avventura con Paolo, complice, ma direi anche autore, perché Paolo non è facilmente domabile. Allora, come vedete qui, dal 29 al 31 ottobre andremo sulle tracce di Bonaparte, giovane. Siamo nel 1796. Bonaparte è ancora un generale giovane, perché è nato nel 1769, e affronta questo primo passaggio verso il bel paese. Passa dal colle di Cadibona e arriva in paesi sconosciuti, in paesi che credo pochissimi tra di voi sanno dove siano. Dego, Millesimo, Carcare, Cosseria, sono paesi un po' fuori dal mondo, in mezzo ai castagni, dove i castagni lasciano pian piano il posto agli olivi e quindi la montagna arriva al mare. In questi luoghi Bonaparte vince le prime battaglie. Come mai io inseguo questi luoghi? Ve lo dico subito, non solo per Napoleone, ma anche perché ho avuto un papà a cui ho voluto un grandissimo bene, che si chiamava Achille, detto Nino, che mi ha avuta quando lui stava già a Corsico, cioè nelle periferie di Milano, ma mi raccontava da bambina, quando io ero bambina, questa mitica infanzia in questi luoghi. Questi luoghi che sono un po' bastardi tra la Liguria e il Piemonte. Magari non hanno delle perle artistiche come San Gimignano o Volterra, l'Umbria, però hanno un sapore molto intenso di gente, di natura, di una cultura antica. E insomma io sto battendo un po' quelle tracce. Quindi questo viaggio è pensato per queste date. Il manifesto che ho fatto fare da un grafico di Rapallo è un clamoroso inciampo filologico. Perché? Perché questo è il più famoso Napoleone in pittura. È il Napoleone di David, che rappresenta però, attenzione, Napoleone che passa le Alpi, il San Bernardo, nel 1799. Tant'è che qui sotto voi leggete non solo Bonaparte, ma anche Annibale e Carlo Magno. Io ho fatto fare ai grafici appunto un errore filologico,
Ma siccome il mio storico preferito è Dumas, e ritengo che la fantasia del soggetto abbia diritto di trasformare quella storia che comunque non potremo mai afferrare, allora ho chiesto al grafico di mettere questa immagine così famosa, così piena di vita, perché il corpo di vento delle basette giovani di Napoleone qui è impagabile, e di mettere questa figura sul ponte medievale di Millesimo, che è uno dei borghi attraversati da Bonaparte appunto nella campagna del 1796. Devo dire che ho suscitato un po' di polverone in questo ufficio grafico, però dei geni locali, dei buoni geni locali, mi hanno aiutato. Ho trovato un professore in pensione, poi degli studenti, un francese che vive lì, insomma mi hanno aiutato, hanno detto facciamo il tifo per voi, forza. E così sono riuscita non solo a fare il manifesto, ma come vedete anche a mettere insieme, almeno per il momento, per questa occasione, tre associazioni culturali. Io farò stampare su carta questo manifesto, faremo anche delle cartoline, le metterò nelle librerie perché ritengo che questo viaggio abbia un che di avventuroso di cui oggi abbiamo bisogno, di avventuroso e di appassionato. E quindi ne porterò a Paolo lì in via Lepetit e chissà che la carta non torni ad avere il fascino che aveva e che ha avuto per tanti secoli. Ecco la storia di questo manifesto. Questo è il borgo di Cairo Montenotte. In alto vedete che c'è una rovina di uno dei tanti castelli del Carretto. Scusate, mi alzo per prendere dei fogli. Dei tanti castelli del Carretto che in età medievale erano i signori di queste zone. Sapete, tutti avrete in mente Ilaria del Carretto di Jacopo della Quercia, la bella dormiente del Duomo di Lucca. Ebbene, Ilaria del Carretto veniva da questi posti qui e si è sposata a Paolo Guinigi ed è per questo che ha lasciato castagni, boschi e le sue terre per finire a Lucca. Perché vi faccio vedere questo borgo? Vi dicevo sempre con questa aria di confine, un po' di montagna, qualche barlume di luce che arriva dal mare. Borghi apparentemente anonimi e secondo me invece molto, molto intensi. Ve ne parlo perché a Cairo Montenotte c'è una storia. Tutti i borghi antichi sono pieni di storie, ma questa storia ci riguarda da vicino. Allora, questo signore, vedete, è brutto, bruttarello. Io vi farò vedere oggi una serie di personaggi, uso un termine volutamente eufemistico, incavolati, diciamo così. Questo però non solo è incavolato, è anche proprio brutto. Chi è? È Hudson Lowe. E chi era Hudson Lowe? Era un ufficiale britannico mandato a custodire il prigioniero per eccellenza a Sant'Elena, cioè Napoleone. Quando Napoleone finisce a Longwood House a Sant'Elena, ottiene di avere con sé tre generali francesi e ha però naturalmente una nutrita squadra di carcerieri. Questo signore, che si chiamava Hudson Lowe, dopo essere stato a Sant'Elena e aver assistito alla morte di Napoleone, torna in Inghilterra ed è convinto di essere accolto come un eroe. In fondo, aveva contribuito a schiacciare il nemico più temuto della sua patria. Invece, quando torna, si trova un'Inghilterra
orfana di Napoleone esattamente come il resto dell'Europa. Scopre che addirittura Walter Scott, l'autore di Ivanhoe, uno dei più celebri scrittori del suo tempo, aveva scritto: le vittorie francesi furono davvero straordinarie. Per il suo paese Napoleone fece grandi cose, i suoi progetti sagaci, grandi e rivolti al pubblico bene. Aggiunge il giornalista da cui traggo queste notizie, in Low crebbe una cocente delusione. Si era inoltre diffusa la convinzione che Napoleone fosse stato avvelenato e che quella di Low fosse la mano assassina. Per strada, riconoscendolo, la gente lo rincorreva insultandolo. Lui non capiva. Non arrivò nessun encomio per il suo impegno a Sant'Elena. Bene, cosa c'entra con Cairo Montenotte? Secondo una storia accreditata da alcuni, negata da altri, questo curioso personaggio che pensava di aver guadagnato un ruolo positivo nella storia e che invece è tornato nella sua stessa patria, viene guardato come un carnefice, si sarebbe rifugiato a Cairo Montenotte, naturalmente in totale anonimato. Siamo in un'epoca in cui non c'è la fotografia. Quelli di Cairo Montenotte, che cosa volete che sapessero della faccia di un generale inglese? Parla, è vero, inglese, ma gli inglesi sono tanti. Ma la voce corre, non si riesce a fermare e si comincia a vociferare tra le strade del borgo di Cairo che questo personaggio, dallo sguardo così cupo, è l'avvelenatore dell'imperatore. E anche a Cairo Montenotte Hudson Lowe verrà fatto oggetto di lanci di uova, di un vero e proprio boicottaggio. Pensate, leggende forse, ma secondo me con un grande fascino. Beh, questo era il vero Hudson Lowe, perché morirà tardi e quindi riuscirà ad essere fotografato. Fra l'altro pensate che l'archivio di Milano, ma non riuscirò a portarlo a vedere, almeno non per il momento, ha una ciocca di capelli di Napoleone portata a Milano da uno di questi feticisti in qualche modo, che si appropriarono, naturalmente passando di mano in mano, di una ciocca dell'uomo del destino, dell'uomo che aveva cambiato il mondo. Arrivato a Milano, questo signore decide di regalare la ciocca a un istituto pubblico e quindi all'archivio di Via Senato a Milano. Il direttore dell'archivio di Via Senato ha mandato questa ciocca a Firenze perché venga esaminata e si cerchi di risolvere finalmente un enigma che naviga nella storia. Ma Napoleone è stato assassinato o è morto di morte naturale? Ormai a Sant'Elena era praticamente morto, la sua morte è stata accelerata? Non sappiamo. Certo è che il mito di Napoleone continua nel tempo, anzi proprio il suo essere in esilio, dopo aver cambiato le sorti dell'Europa, lo rende straordinariamente potente nell'immaginario. Guardate, questo è un esempio di una vera e propria immaginetta napoleonica, perché vedete che al centro c'è un Napoleone che esce dalla tomba. Intorno le sue battaglie, i suoi trionfi, la tomba così com'era a Sant'Elena prima del trasferimento aux Invalides a Parigi. Il mito. Ecco, Dante e Napoleone nella mostra di Brescia affrontano questo argomento, secondo me, basilare, che costruisce la nostra psiche, che costruisce i nostri desideri, che costruisce i nostri sogni
e soprattutto il nostro comportamento, il mito. Mito vuol dire racconto. Vuol dire che non necessariamente io resto legata a un documento, anche perché mi rendo conto che i documenti spesso travisano la realtà, ammesso e non concesso che la realtà possa essere afferrata da cervello umano. E allora alcuni personaggi, Napoleone, Dante in questo caso, sono diventati racconto, un racconto che passa di generazione in generazione. E vi dicevo, quasi si trattasse di un santo, perché la agiografia, cioè la similitudine con un personaggio religioso, è qui evidente, anche nell'uso della luce, appunto, è chiarissima. Persino nella disposizione, proprio come nei tabelloni in cui si raccontano le vite dei santi, delle scene tutti intorno. Questo, per esempio, è un dipinto di Vernet. Siamo nel 1825, quindi Napoleone è morto da 4 anni, siamo in piena restaurazione, eppure Vernet dipinge questa apoteosi di Napoleone. Con la morte di Napoleone su questo benedetto scoglio, perché il tema dello scoglio, della solitudine, dell'infinito del mare che non può essere attraversato, è un tema essenziale. Allora Napoleone muore e quasi fosse presente fisicamente, ma in realtà è una presenza evocata, la Grande Armée che lo ha seguito, che è tornata con lui nei 100 giorni, appare ai suoi occhi e ai nostri grazie appunto all'invenzione pittorica. Siamo nel 1825, vuol dire che in Italia ci sono i primi moti contro il governo della Restaurazione, quindi contro quegli austriaci che noi lodiamo tanto nella versione settecentesca di Giuseppe II e di Maria Teresa, ma che quando tornano nelle vesti appunto di Francesco Giuseppe, prima Ferdinando e poi appunto Radetzky, saranno molto meno amati. Pensate che alla mostra di Brescia c'è un quadretto che secondo me fa veramente capire la forza del mito. Ora dico una baggianata, ma quanti di noi da giovani e forse in maniera meno confessabile anche adesso sono andati o fanno chilometri per andare a ritrovare un cantante, un luogo dove si sono innamorati, un posto dove sono stati felici? Ecco, questo è il mito. Allora, guardate, questo quadretto non è un grande quadro, ma che rappresenta un'isola. Ma quest'isola non è Sant'Elena, è l'isola del Garda, l'isola che si trova al centro del lago di Garda e che appartiene alla famiglia Lecchi. Direte, beh, ebbene, guardate questa specie di paracarro bianco qui su questo promontorio. Doveva essere, e visto da vicino nel quadro lo capite bene, un colosso rappresentante Napoleone, con le braccia conserte e i rai fulminei, gli occhi fulminei, manzonianamente chinati. Il monumento a Napoleone sull'isola del Garda naturalmente non c'è, però era in progetto per la famiglia Lecchi, che come vedremo era una famiglia fortemente napoleonica. Non fu mai realizzato, ma il pittore che ha fatto questo quadro e che ha volutamente creato questa similitudine tra l'isola dell'oceano, Sant'Elena, e l'isola ben più tranquilla del lago di Garda, il pittore ha rappresentato quello che i proprietari dell'isola avrebbero voluto venisse costruita.
Qui vedete un'altra versione a disegno, in cui ritrovate quello che diventa curiosamente simile a un idolo dell'isola di Pasqua. Ma pensate che dopo Waterloo, tra Waterloo e il 1821, l'immaginazione di tutti gli europei aveva pensato a Napoleone così, che guarda il mare e ripensa alle proprie battaglie, alle voci dei suoi uomini, alle donne a cui ha voluto bene, a un figlio sfortunato, a quella Francia che aveva tanto sognato e amato. Ecco, entrate in questo immaginario. Vedete che in una stampa ottocentesca l'isola viene chiamata Isola di Lecchi, in realtà è Lechi con una C sola, e la famiglia Lecchi è, lo vedremo, una famiglia bresciana che ha addirittura accolto Napoleone nei propri palazzi. Questa famiglia c'è ancora, io conosco un paio di discendenti, naturalmente come tutte le famiglie ha avuto poi contatti lontani dal mondo napoleonico, ma e adesso ripercorro un po' questa ardita similitudine tra Napo e Dante. Partiamo dalle immagini. Napo e Dante sono entrambi corrucciati. Magari qualche fumetto satirico o qualche libro per bambini può farvi vedere Dante che ride o Napoleone che sghignazza. Ma si tratta di operazioni contemporanee, se volete, di un'antiretorica che io non condivido fino in fondo e poi cercherò anche di dirvi perché. In realtà Napoleone e Dante hanno sempre le rughe del pensiero ben segnate, le labbra strette e decise, come appare Napoleone in questo ritratto che è in collezione privata e che ha fatto la sua apparizione nella bella galleria di Carlo Orsi in via Bagutta qualche tempo fa. È un ritratto del mio amatissimo Giuseppe Bossi, che di cui rivedrete delle immagini a breve, che rappresenta Napoleone, il giovane Napoleone, così. Non potevo sottrarmi alla tentazione di farvi vedere, anche per coccolare lo sguardo delle numerose signore presenti, un Marlon Brando del 1954, che profilo classico e sopracciglia aggettanti imita, direi con un certo successo, siamo, ripeto, nel 1954, il film è Désiré, lo sguardo napoleonico. Ci hanno provato in tanti a fare Napoleone. Si potrebbe fare anche un incontro sui film su Napoleone, ma appunto per il momento mi fermo qui. Che Dante fosse un tipo a trabigliare è stranoto. Magari con Napoleone non dico che si poteva andare a cena, ma secondo me qualche momento di humor, di esprit, di verve doveva averlo. Dante ha invece sempre quest'aria fiera, sdegnosa. E qui lo vedete in una delle icone ottocentesche che ne ripropongono il culto. Questo è il famoso monumento che gli fece lo scultore Pazzi davanti a Santa Croce a Firenze. Una specie di summa di quello che si era ricavato del volto di Dante attraverso la maschera funeraria. Vi invito a leggere uno dei più appassionanti libri su Dante che siano usciti in occasione dell'anniversario, che è
Il naso di Dante di Pierluigi Vercesi, edito da Neri Pozza, che è un'appassionante indagine su come il naso di Dante, il naso aquilino di Dante, sia anche qui stato manipolato dall'evolversi dell'iconografia. Ma come mai erano così incavolati tutti e due? Beh, erano in esilio. E una delle cose fondamentali della loro prossimità è proprio l'esilio. Tant'è che tra le celebrazioni dantesche di quest'anno c'è stato un festival dantesco a Caprera. E chi era finito a Caprera? Un altro esiliato, naturalmente, Garibaldi. Gli anni del recupero di Dante sono gli anni di Mazzini in Inghilterra, sono gli anni di Foscolo in Inghilterra. Allora, quell'alone di santità, di martire che si crea intorno a Napoleone, come in fondo si crea intorno a Dante, in parte si deve alla sofferenza di aver lasciato una patria amata. E attenzione, non il migrante, perché oggi si parla molto di questa lontananza, ma l'esilio. Quindi qualcosa di simile a quello che aveva provato Ovidio quando era stato allontanato da Roma, l'impossibilità di rivedere le piazze in cui hai giocato da bambino, le facce degli amici, le tombe dei genitori. E questo Ughetto filibustiere, che in realtà si chiamava Niccolò e che invece prende appunto il nome, il secondo nome di Ugo Foscolo, è personaggio centrale della nostra storia perché è finito in esilio, è stato un bonapartista appassionato, vigoroso. Ha avuto una grande delusione quando Bonaparte ha ceduto con il Trattato di Campoformio Venezia all'Austria e poi è precipitato appunto nelle difficoltà politiche, ma anche economiche, giocava parecchio e perdeva sempre, quando sono tornati gli austriaci con la Restaurazione e lui sostanzialmente filo mazziniano è costretto ad andare in esilio. Foscolo, lo sappiamo tutti, scrive I Sepolcri, che anche in questo caso sono, secondo me, una chiave per aprire la porta della mostra di Brescia molto importante. Eccolo qua. Siamo nel 1807. E Ugo Foscolo pubblica Il Carme dei Sepolcri. 1807, vuol dire che siamo al culmine della parabola napoleonica. Napoleone si è nominato imperatore e re d'Italia. Ma vi faccio osservare una cosa: questa è la prima edizione dei Sepolcri. Elegantissima, come vedete, con un lettering che a tutt'oggi farebbe invidia ai grafici più smaliziati, e vedete che è stato stampato a Brescia ed è stato stampato per i torchi di Niccolò Bettoni, uno stampatore originario di Porto Gruaro che va a Brescia. Una Brescia in cui la aristocrazia, e attenzione, quindi non la borghesia, ma l'aristocrazia, si schiera dalla parte di Napoleone. Mi interessa molto questa immagine, perché uno dei punti cardini che mi fanno amare questo periodo
è l'indagine sulla memoria. Siamo in un'epoca in cui l'illuminismo di Voltaire ha messo in crisi la religione e la concezione dell'aldilà che aveva per secoli tenuto in piedi l'Europa. A che cosa servono le tombe se non c'è un aldilà? E questa riflessione sulla memoria si concretizza a Brescia in un luogo straordinario che pur tuttavia è poco visitato, ma che è importante, che è il cimitero Vantiniano. Si chiama così perché è stato progettato dall'architetto Vantini. Vedete che è un po' diverso rispetto ai cimiteri cui siamo abituati, anche se naturalmente il XX secolo gli ha portato dei cambiamenti, pochissimi santi, pochissime madonne, adesso qui non lo vedete, ma vedete questa sostanziale classicità. Sembra di entrare in una città greca e questa forma semicircolare è la forma che doveva avere il nostro Foro Bonaparte a Milano. La metà di quel cerchio, che è l'unica speranza, secondo coloro che non hanno più il Vangelo, che non hanno più i predicatori, che non hanno più la sicurezza della devozione, quel cerchio perfetto in un mondo imperfetto è una delle poche testimonianze che un essere universale c'è. Vedete com'è ampio e solenne, viene costruito dal Vantini subito dopo l'editto di Saint-Cloud, con cui Napoleone proibisce la sepoltura nelle chiese. Scusate le dimensioni dell'immagine, questo è lo stampatore Niccolò Bettoni. Io tengo molto a mettere insieme, lo sapete, libri e immagini. Guardate che bel tipo, con questo foulard. Ah, pensate che siamo a ridosso delle gorgiere del Settecento. Via le parrucche e via i colli a lattuga che avevano per secoli condizionato l'incedere, il movimento del corpo. Bettoni arriva a Brescia e nel 1799, quindi nella seconda campagna di Napoleone in Italia, Brescia diventa repubblica. Si toglie dalle spalle i veneziani, che ritiene ormai soltanto degli sfruttatori, e passa dalle parti di Bonaparte. Qui vedete come doveva essere nel progetto vantiniano, appunto, il cimitero di Brescia, e vedete questa straordinaria commistione di elementi massonici, di elementi classici, il Pantheon, le colonne doriche, ritrovare l'antichità classica come segno di una speranza di eternità senza bisogno della intermediazione, della mediazione della Chiesa Cattolica. Un discorso molto complesso, ma secondo me molto affascinante. Non mancano cipressi e salici, pensate anche al nostro buon Pindemonte. Ma il logo di Niccolò Bettoni era questo qui, che ho ritrovato, pensate, or non è molto, nella vetrata dantesca del Museo Pol di Pezzoli di Milano. Che cos'è questo? Qui è un serpente che si morde la coda. Si chiama in greco Uroboros e vuol dire che il tempo ritorna. È una concezione ciclica del tempo. Queste sono le novelle del Deciani, stampate da Bettoni, che apre una stamperia anche a Padova. Vedete, siamo 5 anni dopo i sepolcri di Foscolo. Questo è il manifesto, diciamo così,
della mostra di Brescia, vedete che si parla di miti fondativi. Cosa vuol dire fondativi? Vuol dire appunto i miti dell'origine. Da una parte il mito dell'esilio, perché l'esiliato ha paradossalmente più potere sull'immaginario del potere in carica. Ricordate quel Hudson Law che finisce a Cairo Montenotte? Il mito della nazione che nasce con Dante e con Napoleone. Dante che crea la lingua italiana, o almeno così dicono nel XIX secolo. E per fare un popolo ci vuole una lingua. E quindi Dante viene ripescato nel XIX secolo, nell'Ottocento, dopo che era stato un po' dimenticato nel Seicento, in età barocca, quella strana visionarietà un po', direi, un po' drogata, un po' spiritata di Dante, non piaceva mica tanto. Invece nell'Ottocento Dante diventa il segno di una unità intorno a una lingua. E poi Napoleone, perché Napoleone, come cercherò di mostrarvi, ha in qualche modo tentato, grazie anche all'importante ministro della Prima Repubblica Cisalpina, di dare un'autonomia all'Italia, che poi verrà completamente schiacciata dal ritorno degli austriaci, ed è per questo che quella Brescia di cui parliamo sarà così importante nei moti risorgimentali. Brescia, che era stata con Bonaparte nel 1799, sarà poi la leonessa d'Italia con le battaglie anti-austriache del Risorgimento. La mostra, lo vedete, finisce il 15 di dicembre, è in questo Palazzo Tosio, di cui vi farò vedere delle immagini, che è sede dell'Ateneo di Brescia, Accademia di Scienze, Lettere e Arti. Un posto molto bello, vi farò vedere delle immagini. Intanto qui ritrovate Marlon Brando, naturalmente. Marlon Brando che è in realtà Napoleone di Canova, una straordinaria immagine di propaganda. Chissà cosa darebbe un politico di oggi per riuscire ad avere la stessa efficacia. I capelli alla Brutus, come li portava il tirannicida, colui che fece fuori Giulio Cesare nel momento stesso in cui sospettò che Giulio Cesare si sarebbe fatto tiranno. Gli occhi, come dicevamo, un po' infossati, le rughe del pensiero, ma le labbra sensuali, non labbra rigide e strette, e in questo vedremo che i nostri due miti, almeno da questo punto di vista, differiscono. Siamo qui all'interno di questo Palazzo Tosio. Palazzo Tosio di una delle più grandi famiglie della nobiltà bresciana, i conti Tosio. Paolo Tosio nel 1800 fece costruire questo palazzo, che lasciò poi alla città, affinché vi venisse fondata questa accademia, ma anche un ateneo. Pochi lo sanno, ma anche a Brera, dietro il palazzo di Brera, c'è l'Istituto Lombardo di Scienze e Lettere, chiuso al pubblico, con un bellissimo archivio di fondazione napoleonica. Faceva parte del progetto napoleonico quello di dotare le città di archivi che documentassero la storia e l'identità di ciascuna città. Qui riconoscete naturalmente uno dei busti di Canova che rappresentano Napoleone, poi Thorvaldsen là in fondo, poi torneremo, guardate che belli i mobili impero, le famose console, i soffitti dipinti a grisaglia, eh? Pochi sono state le trasformazioni nel corso del tempo di questo palazzo, che resta un gioiello
neoclassico. Ripeto, oggi vi è allestita questa mostra ed è sede delle riunioni dell'Ateneo di Brescia. Guardate, questo è un gioco di putti affrescato a grisaia, vedete che si imitano i bassorilievi ellenistici, i putti giocano a mosca cieca, in alto vedete che il fregio ha ovoli e una decorazione a meandro. E vi dicevo, a fondare il palazzo è questo signore che vedete qui, molto meno avvenente del Napoleone idealizzato canoviano, ma che è stato un uomo di grandissima intelligenza, un grande collezionista sia di quadri che di libri, e che nel suo palazzo crea un cenacolo, un luogo di riunione per intellettuali liberi. E qui vedete appunto il suo ritratto, che si trova in una nicchia. Poi una parte della collezione Tosio verrà ceduta dall'Ateneo Bresciano alla città di Brescia e costituirà la Pinacoteca Tosio Martinengo, perché sta in un palazzo martinengo che probabilmente molti di voi hanno visitato. Quindi il palazzo non ha più la collezione con Moretto, Savoldo, addirittura un Raffaello, che è finita nella Pinacoteca Civica di Brescia, ma mantiene delle cose molto belle, per esempio questo quadro di Basiletti che è esposto per la mostra, un quadro magari non dal punto di vista stilistico perfettamente risolto. Le facce possono sembrarvi un po' marionettesche, però è un quadro che secondo me traspira voglia di esserci, desiderio di parlare, di sorridersi, complicità, amicizia. Guardate i libri, le penne, appunto gli sguardi. Si trovavano questi intellettuali, chiamiamoli così, in realtà erano degli amici che scrivevano sul giornale repubblicano di Brescia, proprio a Palazzo Tosio. E questo pittore, che si chiama Luigi Basiletti, fa loro il ritratto. E non è difficile fare il confronto con questo spettacolare quadro che abbiamo a Brera, che chiamiamo Cameretta Portiana. Siamo negli stessi anni, cioè nell'età napoleonica, e questo bellone fatalmente bello, come lo chiamo io, che vedete in primo piano, è il mio mito. Prendetemi pure in giro, tanto devo dire, è talmente mitico che l'ironia non mi tocca. Si chiama Giuseppe Bossi, è anche l'autore del quadro, perché era un pittore. Si rappresenta, lo vedete, con una pettinatura estremamente moderna. Con lui c'è il conte Taverna, Gaetano Cattaneo, che non c'entra con Carlo Cattaneo, o almeno se non alla lontana, e questo giovanissimo Carlo Porta, di cui fra l'altro anche quest'anno si celebra l'anniversario. Si chiama Cameretta Portiana, è un quadretto di piccole dimensioni, fa pensare inevitabilmente ai Tre Moschettieri più uno. Anche qui pensate che i loro papà li avranno guardati come degli extraterrestri, perché si erano tolti la parrucca, perché appunto avevano questi cascol decisamente impensabili pochi anni prima. Lui, ripeto, Bossi è l'autore del quadro, ma è anche poeta, restauratore, ha restaurato il Cenacolo, pittore, docente all'Accademia di Brera, direttore, primo direttore della Pinacoteca di Brera. E Carlino Porta lo conoscete bene. Si sono scambiati dei deliziosi sonetti. Se volete andate poi su internet e ve li trovate, dei sonetti in milanese
che per esempio porta dedica a Bossi quando Bossi muore, ed è un sonetto che commuove, perché Porta dice le morte il Bossi, amen, dice amen dicono i preti e si fregano le mani perché aspettano un cero in più. Ma, dice il Porta, io che sono stato veramente un suo amico, mi consolo pensando che in fund le anca fuera den gran mund cuium. Una sensazione di solidarietà maschile molto forte, tanto che Philippe Daverion diceva che sembravano quattro ragazzi scesi dalle loro Kawasaki. Ecco, qui ritrovate una versione, una descrizione, una guida addirittura del Camposanto di Brescia, edito dal Bettoni. Questo è l'autoritratto del Basiletti, che è il pittore autore del Tosio. E questo è il busto che c'è nel loggiato di Brera, che rappresenta Giuseppe Bossi. Questo Bossi che è nato nel 1777 a Busto Arsizio e che è morto, e per questo Porta gli scrive il sonetto, nel 1815, proprio nell'anno del congresso di Vienna. Perché è una mia passione? Perché è stato un uomo capace di sedurre. Tant'è che, tenetevelo per voi, per carità, magari ne parliamo nel viaggio che faremo, spero, insieme, sto cercando di fare un video su due protagonisti, questo e un altro di cui tra breve vi parlerò, che è Stendhal, sulla seduzione. Perché Giuseppe Bossi scrive delle memorie, di cui la Biblioteca di Brera possiede l'autografo, in cui dice: io ho conosciuto la contessa T, avanti tutta, bellissimo, muore, lo vedremo, di tisi nella villa Melzi di Bellagio, e Camillo Pacetti, lo scultore romano Camillo Pacetti, gli fa questo busto che si trova sul loggiato di Brera. Quindi se andate al Caffè Fernanda di Brera, fate un giro del loggiato, scoprirete che la generazione napoleonica è tutta bella, con grandi riccioli e nuda. Stavo per dire biotta alla maniera appunto dei piemontesi. Mentre dopo, con la restaurazione, arrivano cappottoni, leghette, i camicioni. E domani a Brera ci sarà una giornata dedicata alla Brera napoleonica, quindi spero con il mio amico Carlo Bertelli di portare un fiore a Giuseppe Bossi, sì, qui nella sua. Questa è di nuovo un ritratto del Basiletti di questa Brescia in cambiamento, è un'opera che si trova invece in mostra. Anche qui pensate che siamo a ridosso di Jean-Jacques Rousseau, che tanto è stato importante per Napoleone, perché quando tutti mi dicono: ah, ma come, le Madonne sono belle nei quadri del Cinquecento, ma i bambini sono degli sgorbi. Ma i bambini nel Cinquecento erano considerati brutti. Se il modello che noi dobbiamo usare, il canone che noi usiamo, è il canone classico, i bambini con un testone così, occhi grandi, corpo piccolo, non sono certo belli. È con Rousseau e con i figli intellettuali e sentimentali, attenzione a questa definizione di Rousseau, che i bambini cominciano ad apparire nei dipinti con posizioni più naturali, sorridenti, come vedete, in contesti che devono apparire affettuosi. E vedete appunto qui addirittura un nobile bresciano, un papà con i bambini. È una cosa assolutamente nuova.
se pensate a quei poveri bambini mummificati dei ritratti dinastici del 600 e del 500. Qui vi porto ancora una volta a Brera, sto facendo questo palleggio tra Brera e Brescia perché secondo me è importante. Brera, lo sapete, è un museo fondato in età napoleonica. Napoleone chiese alla sua armata di portare via dalle chiese le opere che riteneva più adatte e di farle confluire in una neonata pinacoteca. Quindi, cacciati via i gesuiti, mantenuta l'accademia, che si trova al piano terra del palazzo, nasce la pinacoteca, direttore Giuseppe Bossi. Tra le opere che vengono portate a Brera c'è questo famoso Sposalizio della Vergine di Raffaello. Raffaello lo dipinge nel 1504, ha 21 anni, quindi ancora il mito del genio giovane. Si firma qui Raphael Urbinas. L'opera era stata commissionata dalla famiglia Albizzini per un altare della chiesa di San Francesco in Città di Castello. L'opera piace molto ai napoleonici e in particolare a un Lecchi che, secondo una storia anche qui difficilmente ricostruibile, non avrebbe rubato il quadro, ma la cittadinanza stessa avrebbe fatto un referendum, scusate, per regalare questo quadro prezioso a questa armata giovane che portava la libertà, che non aveva saccheggiato e che non aveva violentato le donne. Comunque, l'opera viene portata dal Lecchi, di cui poi vi farò vedere il ritratto, a Brescia, resta a Brescia per un po', poi finisce in un'altra collezione, quella dell'ospedale di Milano, della Cagranda di Milano, e poi da lì appunto acquistata dal Bossi per il museo. Vorrei dirvi una cosa, non voglio essere troppo lunga, però avete mai notato che i piedi dello Sposalizio e le teste delle Sposalizie fanno un semicerchio e che il tempio dietro il matrimonio è a pianta centrale, ha 16 lati, quindi si avvicina al cerchio ed ha una cupola proprio come il Pantheon. Ebbene, ripensate agli edifici vantiniani, napoleonici del cimitero e vedete perché ai napoleonici piaceva tanto questo Raffaello. Qui lo vedete di nuovo e vedete il posto da cui è stato portato via. Io ho fatto qualche tempo fa per Paolo due incontri su Vivant des Noms, in qualche modo anche questo incontro vi si collega. Dove devono stare le opere d'arte? Che diritto hanno i musei, come deve essere un museo, come si fruisce un'opera d'arte in una chiesa e come la si fruisce in un museo. Non ho soluzioni, aspetto magari una bella conversazione a tavola. Certo, è un argomento cruciale, soprattutto in un mondo come quello di oggi, che vede trasformazioni così rapide. Ed eccoli qua i Lecchi. Lui, non bellissimo, è Giuseppe, sempre queste chiome napoleoniche, praticamente d'ordinanza, e quello che arriva appunto a Città di Castello e porta a Brescia lo Sposalizio della Vergine, e questo invece Pas Mal, con questi bei baffetti e lo sguardo vispo è Teodoro Lecchi. Questo ritratto è ancora proprietà della famiglia Lecchi che nel frattempo, come vi dicevo, proprio come succede alle famiglie, si è diramata in più parti. Teodoro è qui rappresentato da Andrea Appiani, che è uno dei protagonisti della stagione artistica napoleonica. Non sto a fermarmi sulle divise e sulla Légion d'honneur
che è una dei colpi di genio della politica napoleonica, vado avanti e vi presento un altro protagonista che vede lo sposalizio della Vergine di Raffaello ancora nella collezione Lecky di Brescia. Lui si chiama Henri Bayle, ma prende il nome di Stendhal. E sapete perché si chiama Stendhal? Perché a Stendhal, che è un paesino della Germania, era nato Johann Joachim Winckelmann, archeologo e teorico, che aveva detto una cosa che fa pensare. Aveva detto: l'arte è affare per uomini liberi. I servi non possono capire che cosa sia l'arte. E attenzione, servitù non vuol dire necessariamente una condizione sociale documentata, ma si può essere servi intellettualmente. Allora, Monsieur Henri Bayle, nato a Grenoble, nel Delfinato, che detesta, prende le nom de plume di Stendhal, viene in Italia con Napoleone, si innamora di Milano e va a Brescia, e a Brescia vede lo sposalizio della Vergine di Raffaello e lo compara con una musica di Rossini, ma insomma questo ci porterebbe lontano. È lui, Stendhal. Vi ho detto che sto pensando a un duetto, pensate, al palco, in palco della Scala, tra Stendhal e Bossi sull'arte della seduzione. E non prendetemi in giro, sedurre non vuol dire portare a letto, sedurre vuol dire diventare indimenticabili per qualcuno. E questo è, secondo me, il vero fulcro di quanto vi sto dicendo. Vi ho parlato della memoria nei cimiteri. Diventare una presenza nell'immaginario, nei sogni, nei gesti di qualcuno. I due, Stendhal e Bossi, la sapevano lunga, tanto che Stendhal dà a Fabrizio Del Dongo, protagonista della Certosa di Parma, quando deve scegliersi un nome per scappare, gli fa scegliere il nome di Joseph Bossi, Giuseppe Bossi. E parlo di seduzione perché Stendhal dice che a Brescia ci sono le donne con gli occhi più belli d'Italia, e questa è la bellissima Fanny Lecky, rappresentata ancora una volta da Appiani. E anche qui, per capire bene un quadro come questo, dovete pensare che generazioni e generazioni di donne prima di loro, prima di lei, avevano avuto il busto, la crinolina, il guardinfante, questi abiti impero che accompagnano un corpo, come nelle danze che appaiono sui vasi greci, hanno una squisita esaltazione dell'elemento fisico e della grazia del gesto. Tant'è che in età napoleonica ci saranno dei meravigliosi balletti. Quindi Fanny diventa addirittura l'amante di Gioacchino Murat. Vedete che c'è già di moda il capello finto bagnato, e guardate in effetti che occhi straordinari, e questo mezzo sorriso che l'Appiani deriva dallo studio dei pittori lombardi leonardeschi. La rivedete qui un po' più piccante in una miniatura su avorio dipinta da Giambattista Gigola, altro personaggio fondamentale per la mostra che è a Brescia. Giambattista Gigola si è specializzato in miniature su avorio, quindi a olio su avorio e su pergamena. Se volete vedere delle cose sue, potete vederle all'Ambrosiana, dove inaspettatamente, tra tanti quadri sacri, ci sono delle miniature di Gigola. E anche qui la ritrovate
un po' languida, con questo manto rosso che evidentemente è un segno di riconoscimento per chi si avvicina agli ideali repubblicani. Questo invece, sempre del Gigola, è l'Avogadro, il conte Avogadro Fenaroli, anche qui elegantissimo, si tratta di una miniatura di piccole dimensioni, vedete che là dietro c'è l'armata. E queste miniature, che sono tutte di collezioni private, sono state prestate per questa mostra che, ripeto, è di altissima qualità. Il Gigola ha anche illustrato con delle miniature, pensate, siamo negli anni 20 dell'Ottocento, dei libri, quindi libri a stampa ma dipinti, dipinti a mano. E qui riconoscete la posa melancolica, anche qui immediata viene il confronto col tema dell'esilio, di un altro bello, un bellone questa volta della generazione successiva, ma che attinge al grande esiliato di Sant'Elena per incrementare il proprio fascino. Lord George Gordon Byron. Lo vedete scritto qui, anche se all'italiana. Byron viene rappresentato dal Gigola sul frontespizio del poema Il Corsaro. Byron gioca molto alle pose napoleoniche. Dedicherà anche un poema a Napoleone. Cacciato dall'Inghilterra, un po' come sarà più tardi Oscar Wilde, per le sue intemperanze, diventa l'esiliato che non ha pace, l'ebreo errante, amatissimo quindi dalle donne. E appunto quello che è interessante, e cercavo di dirvelo qualche tempo fa, è che l'idea di Napoleone martire a Sant'Elena scatena il romanticismo, così Victor Hugo nell'isola di Guernsey, nel canale della Manica, Santorre di Santa Rosa, che finisce in Grecia, si ispireranno al mondo napoleonico. Questo è Francesco Melzi, personaggio molto più tranquillo in realtà, primo ministro di quella Repubblica Cisalpina di breve durata, che sarebbe poi stata travolta dalle vicende napoleoniche. Noi seguiremo Napoleone nella prima campagna d'Italia, ma poi pensate che lui va in Egitto, mentre è in Egitto gli austriaci riprendono in mano l'Italia, lui deve tornare, vince a Marengo, poi combatte contro la coalizione austro-prussiana, arriva a Jena, poi intraprende quella disastrosa campagna a Menagramo che fu quella contro la Russia. E quindi sono epoche tumultuose in cui l'arte neoclassica fa ancora più pensare, perché questa purezza, questo equilibrio viene da un'epoca che ha conosciuto i più grandi dolori, i più grandi tormenti, le più gravi devastazioni belliche e politiche. Bene, nel breve periodo della Repubblica Cisalpina, che ha proprio origine con la prima campagna d'Italia del 1796, Napoleone naturalmente fa fuori, almeno metaforicamente, la vecchia aristocrazia, che era per definizione, con pochissime eccezioni che abbiamo visto a Brescia, conservatrice, e crea dei nuovi nobili. Per esempio, se andate a Torino, vi dicono nobiltà aleramica, quindi nobiltà medievale, come i marchesi del Carretto, per intenderci, e nobiltà napoleonica, quelli investiti da Napoleone, i nuovi, gli uomini nuovi.
E infatti, non so, a Torino ci sono i bollati di Saint-Pierre e altri, in Lombardia ci sono i Melzi d'Eril, che vengono appunto infeudati, diciamo elevati di rango da Napoleone. Francesco Melzi diventa presidente della Repubblica Cisalpina. È un grande uomo politico, vuole fare un'Italia unita e indipendente, non gli riuscirà perché appunto il suo mito Napoleone poi si allontanerà. Aveva questa bellissima villa a Bellagio che oggi appartiene a Fulco Gallarati Scotti e che è interamente affrescata da Giuseppe Bossi, quello di cui vi ho parlato poco fa, ed è lì che Giuseppe Bossi praticamente muore. Il Melzi vuole un'Italia unita e vorrebbe che ci fosse un'unica lingua, perché pensate che un siciliano e un brianzolo non si capivano. Voi direte, non si capivano nemmeno nel 1930, fino a che non c'è stato mai buongiorno, lascia raddoppia, l'Italia non aveva nessuna possibilità di comunicazione costante. Ma insomma, certo, la generazione, diciamo, dopo Napoleone, partendo dalle idee napoleoniche, dice che bisogna avere un'unica lingua. È quello che farà Manzoni. Manzoni, che non a caso scrive il 5 maggio, insomma, a voi di far spuntare tutti i links. Quindi Dante viene particolarmente apprezzato, amato, proprio come colui che ha creato una lingua. Il conte Paolo Tosio, di cui abbiamo parlato e che era il proprietario del palazzo in cui è allestita la mostra, aveva una splendida raccolta di Divine Commedie, che sono in parte visibili in mostra. Qui ne vedete un'immagine, purtroppo non sono riuscita ad ingrandirla, ma vi assicuro che davvero è straordinaria, perché sembra un Salvador Dalì. Questo illustratore, che si chiama Machiavelli, con due C, ha cercato di restituire la visionarietà del poema dantesco. Ecco perché quello che io trovo meraviglioso di questo periodo è che la ragione, un po' secca, un po' asciutta, che aveva dominato il secolo dei lumi, indispensabile per carità, a un certo momento si domanda: ma la ragione è sufficiente a spiegare tutto? E allora si rilegge Dante non più in chiave cattolica, ma in chiave, se volete, visionaria, ermetica. Siamo al finire del Settecento, William Blake in Inghilterra, Flaxman inglese, ma che va a vivere a Roma, Füssli, Machiavelli e altri interpretano Dante, cioè questo revival dantesco che comincia, ripeto, al finire del XVIII secolo e sarà un crescendo, come vedremo, fino alla metà dell'Ottocento. Quindi Dante e Napoleone, esuli, Dante e Napoleone, protagonisti del mito fondativo di un popolo e di una nazione. Un popolo, una nazione, una lingua. Questa è un'altra opera esposta alla mostra di Palazzo Tosio a Brescia. Rappresenta il conte Ugolino ed è opera del Diotti, un pittore di Casal Maggiore che si muove tra neoclassicismo e romanticismo. Vedete che ci sono già accenti fortemente patetici. L'horror che oggi va per la maggiore sul nostro web ha proprio al finire del Settecento un enorme successo. Si scopre
scoprono i due tasti del bello. Da una parte la quiete della classicità e dall'altra la forza creatrice del dramma e della disperazione. Vedete che Ugolino, rappresentato con i capelli dritti in testa, mentre guarda fiso, avrebbero detto nell'Ottocento, negli occhi chi lo sta osservando, ha la posa che viene attribuita a Dante in alcuni ritratti ottocenteschi. Questo è un disegno del Giani, Felice Giani. Qualcuno di voi lo ricorderà come protagonista di un itinerario nella splendida Faenza. Giani era nato non lontano da Marengo, a San Sebastiano Curone, e poi va a Roma, conosce il Bossi, che era andato da Milano a Roma nella Repubblica Romana, perché non va dimenticato che anche Roma per breve tempo divenne repubblicana. Conosce il Flaxman, poi va a Faenza, che doveva essere un paese di libertà anche negli anni della Restaurazione. Ci va anche a Faenza l'Antolini, l'architetto di Napoleone a Milano, che non era riuscito a realizzare il Foro Bonaparte. Beh, il Giani, lo vedete, è visionario e simpaticissimo. Rappresenta Paolo e Francesca con abiti assolutamente non medievali, con una bella chemise da notte con tanto di trine, vedete, e con il cattivo Gianciotto, che ha piuttosto l'aspetto anche qui di un moschettiere dell'età di Richelieu. E questa che vedete è un po' la summa di tutto quanto ho cercato di raccontarvi. Qui siamo tornati a Milano. Siamo nel cabinet dantesco del Museo Poldi Pezzoli. Museo Poldi Pezzoli che conserva una bella biblioteca. E vi dico che il 3 di ottobre io farò una piccola conferenza lì, ma questo non è molto importante. È importante che verrà esposta nel Museo Poldi Pezzoli una bacheca con tre edizioni della Divina Commedia settecentesche, che fanno parte della biblioteca del Poldi Pezzoli, biblioteca che per il momento è praticamente trascurata. Tutti vanno a vedere i quadri del Poldi Pezzoli. In realtà Gian Giacomo è stato colto, ha letto, ha comperato libri. Quindi ci sarà questa esposizione temporanea di una Divina Commedia illustrata. E nel Museo Poldi Pezzoli c'è questo famoso cabinet dantesco. Cabinet vuol dire uno studiolo caratterizzato da una vetrata. Una vetrata disegnata da Giuseppe Bertini, che aveva disegnato questa vetrata con Dante al centro, che è quello che vedete qui, poi con Matilda, Beatrice e la Madonna in alto, per l'esposizione universale del 1851 a Londra. La vetrata non viene venduta in Inghilterra, ma il Bertini ne fa diverse repliche. Una replica si trova all'Ambrosiana e una appunto al Museo Poldi Pezzoli. E qui vedete l'iconografia di Dante, così come ce l'hanno insegnata. Forse questo rosso eccessivo ci ricorda che anche Gian Giacomo Poldi Pezzoli aveva simpatie risorgimentali.
Il cabinet dantesco ha non solo la vetrata, ma anche la rappresentazione di Paolo e Francesca sul camino. Insomma, un bel esempio di revival dantesco. E io direi che questo dialogo tra Napoleone e Dante si può vedere a Brescia, naturalmente, in questa bella mostra, tra l'altro curata benissimo, ma si può anche percorrere a Milano, perché a pochi passi di distanza c'è il Napoleone di Brera, il Giuseppe Bossi di Brera. Tutto parla un po' di Napoleone, in realtà, a Brera. E venendo in via Manzoni, il Museo Poldi Pezzoli ha invece questo cabinet dantesco e queste edizioni, ripeto, della Divina Commedia. Ecco, io ho terminato, voi